Quinto Poter Lemeghi, grazie amico mio, grazie davvero. Soprattutto perché non ci conosciamo e non ce l'avamo messi d'accordo. È sempre un piacere quando, sì, quando qualcuno apprezza quello che comprende quello che fai, comprende quello che fai. Loco, ciao cari, ciao. Beh, bello, mi piace. E dobbiamo continuare a raccontarvi il motivo per cui ho deciso di chiedere la cancellazione dall'ordine dei giornalisti. Ecco, un altro motivo per cui ho preso questa decisione. Eccolo qua, lo sai, è un reato? Eh? È un reato? Prendi il piperacone? No, osservare questo è un reato? No, non è un reato. Mangiarlo. Non è un reato, caro Tino. Allora, Osservare e non mangiarlo è un grandissimo reato, devo dire la verità. Allora, mettiamo un po' tutti i pezzi al proprio posto. Tino, dai, non ti distrarre, lo so che è l'acquolina in bocca, Sto salivando, mi perdono. Allora, tu devi capire che tutto probabilmente è cominciato a naufragare nella mia testa proprio in virtù. Lo so, non puoi vedere, l'acqua sta quindi a naufragare. Il naufragarmi è dolce nella mia testa perché non c'è niente, solo acqua. Cioè. È venuta fuori quell'intervista nonsense ormai al mitologico Mauro. Già. Mitologico Mauro, bontà sua, che essendo tu presente, Mauro partecipe di quelle interviste, anzi, volenteroso di sapere quando quell'intervista e dove sarebbe andata in onda, con un'intervista palese, Mauro, persona capace di intendere e di volere, quell'intervista mi è valsa l'etichetta di aver circuito praticamente una persona non capace, fermo restando che non è questo assolutamente, anzi noi salutiamo Mauro, gli vogliamo benissimo a Mauro, certo. Veramente molto bene. E per quella intervista fatta ad una sagra, in un momento di convivialità, di spensieratezza, goliardico, come se ne vedono tantissime, solo che ovviamente altri che le fanno non sono giornalisti, io sono giornalista per di più, ero giornalista per di più professionista, e quindi bisogna mantenere un'etichetta a tutti i costi, cioè si può fare i ricottari, si può fare le marchette, si può essere i servi del padrone, ma se fai un'intervista nonsense, divertente, allora la rovini l'immagine della categoria. Ebbene, per quell'intervista io sono stato sospeso per 2 mesi. Non ve ne siete accorti solo ed esclusivamente perché ho fatto ricorso al Consiglio Nazionale, Consiglio di Disciplina Nazionale, e dunque i tempi si sono molto allungati, fino a che il Consiglio di Disciplina ha chiesto il parere, si fa così il procedimento, al Corte d'Appello, al Procuratore di Corte d'Appello, che prima di far ritornare la pratica al Consiglio Territoriale, ha detto per me deve essere sospeso per 2 mesi. Cos'altro mi sarei dovuto aspettare se non la sospensione di 2 mesi? E fin qui l'ho già avuta la sospensione, anzi per chi se l'è dimenticata, ho avuto una sospensione in cui sono arrivate 8 segnalazioni in 5 anni e alla fine si è tenuto conto di quelle 2/3 ritenute più gravi e dunque bisognava prendere per forza una decisione, non si può lasciare 8 esposti così buttati nel dimenticatoio. Allora prendiamolo 2 o 3 e lo facciamo, tanto è allo Conte, quindi si può fare. Detto questo, chiudiamo la parentesi. Carotino, è difficile, veramente difficile, anche perché subito dopo quell'intervista del caccio cavallo a Ruvo di Puglia, eccolo qua, guarda quanto è bello, quasi mi viene, togli le mani, non circuire il caccio cavallo, è un reato? No, okay. È un reato non mangiare, direttore. Ci ha chiamato un parente di Mauro per dirci che non gradiva quell'intervista e dovevamo immediatamente cancellarla, e proprio perché ci teniamo, dato anche quello che facciamo normalmente, solitamente con le persone che hanno delle difficoltà, gli chiedemmo se quell'uomo avesse qualche limite, se avesse qualche disabilità, ma questo non ci fu detto e quindi noi dicevamo no, quella è un'intervista nonsense, fatta con telecamera palese, con una persona compiacente, che addirittura aveva piacere, che ci ha chiesto quando andava in onda e tutto il resto, quindi no, non la togliamo. È una persona che avrebbe potuto dircelo lui se non gradiva. Certo. No. E invece si è avvicinato lui. E invece niente, va bene così. Ma
è solo questa la ragione? No, non è proprio questa la ragione, perché tra le altre cose, ultimamente di esposti ne ho ricevuti altri due. Il primo è quello che mi vede ancora contrapposto, mi vedeva, perché poi vi dirò un'altra cosa, mi vedeva contrapposto al presidente della Multiservizi di Bari, all'avvocato Francesco Biga. Ora, essendo stato condannato in appello per quanto detto all'avvocato Biga, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine ha ripreso quello che aveva sospeso, ovvero il procedimento ai miei danni per quello che ho detto per l'avvocato Biga. Ma nel frattempo di esposto ne è arrivato un altro, cioè quello del, qui siamo alla storia che mi ha fatto decidere anche per i tanti esposti, seppure, come ha detto lo stesso presidente dell'Ordine dei giornalisti, tu lavori borderline, quindi dovresti aspettartelo, ma io me lo aspetto, solo che mi aspetto un trattamento del genere ed equo nei confronti di tutti, una cosa che non tanto e non sempre ho percepito, ma sarà solo una questione di percezione, ci mancherebbe altro, anche se l'ultima marchetta l'ho vista in onda su Telenorba, a Mattino Norba, Tino, c'è proprio sta collega che non riesce a fare a meno di fare la marchetta e la può fare tranquillamente perché lei fa le marchette per professione, marchette giornalistiche, e quindi può continuare a farlo senza che l'ordine intervenga anche come atto dovuto. Ma forse non se ne sono accorti. Ma non se ne sono accorti, e anche se la perché fa la mattina. Magari fa il pomeriggio, ma non è soltanto questo. Dicevo, è arrivato un esposto che mi ha fatto saltare dalla sedia, dalla poltrona, dal divano, dal letto, ovvero quello del mio ex editore del quotidiano italiano, Fabio Messina, ovvero il prestanome del fratello Mauro Messina, vero editore di un giornale che tra l'altro credo stia scomparendo, assolutamente non si trova più molta traccia e pare che stia attraversando un periodo di grande difficoltà, di grande crisi, che si è sentito toccato, forse il fratello più di lui, si è sentito toccato per una serie di articoli in cui abbiamo raccontato alcune vicissitudini vissute tra l'altro in prima persona. Quindi non avrei dovuto neanche scavare in chissà quali bassi fondi o meandri per riuscire ad ottenere la verità. Era la luce del sole perché li ho vissuti io personalmente. Ebbene, quest'uomo, non so se si è risentito più per le cose che ho detto relativamente al fratello reale editore del quotidiano italiano, oppure se al contrario si è risentito perché ho detto che è stato arrestato e messo ai domiciliari perché aveva sfracassato di mazzate la sua ex compagna e collega di lavoro. Capite benissimo quanto sia difficile fare questo mestiere, il mestiere del giornalista, per chi alza spesso il culo dalla sedia e va per strada, lo dico al giornalista di Rai 3, al collega, ex collega di Rai 3, va a caccia di notizie tutti i giorni, quelle vere, le notizie, non le veline che vengono passate per esempio al TG che lui rappresenta quotidianamente, rassegne stampa più che altro e veline di spettacoli e di politica indotta, diciamo così. E dunque mi sono detto, ma come si può continuare a fare questo mestiere, a raccontare la verità dei fatti o la presunta verità dei fatti o quella che tu pensi possa essere la verità dei fatti secondo il tuo agire in buona fede, se ogni punto e momento devi stare attento al caciocavallo, al tuo ex editore, al presidente della Multiservizi e a questo e a quell'altro che ogni 3x2 ti fanno l'esposto, e siccome l'esposto è fatto a quelli là, no? A quelli là, deve necessariamente sfociare in un procedimento disciplinare e magari anche in una sospensione. E come potremmo noi cavarcela davanti a una sospensione facendo questo mestiere borderline costante, dovendo noi anche con la nostra immagine, col nostro lavoro, sostentare 4 famiglie senza avere contributi pubblici, senza fare marchette politiche istituzionali, colleghi, ex colleghi, dai, forza, forza. E come mai, direbbe il buon Silvio Sisto, e come mai questo è, abbiamo preso la decisione quindi di liberarci di questi lacciuoli che ormai sono tali, perché l'ordine dei giornalisti non serve per tutelarti, non serve nemmeno per solidarizzare, perché non abbiamo mai avuto solidarietà da nessuno che rappresenti l'ordine dei giornalisti, e dunque a che pro rimanere iscritti? E quindi questo è un altro dei motivi,
in questa carrellata di motivazioni che ci hanno spinto alla disiscrizione, che hanno pesato notevolmente rispetto al nostro lavoro, al mio lavoro, che come avete visto di fatto non è cambiato, perché andiamo in questo caso sì sempre a ravanare per riuscire a trovare qualcosa di unico, di originale da dirvi rispetto a quello che altri non vi dicono, o ad affrontare delle storie particolarmente drammatiche cercando anche in qualche modo di cambiarne la direzione. So che è un'ambizione molto forte, molto importante, però noi ci proviamo, a noi piace rimboccarci le maniche e non avere invece rimpianti, meglio rimboccarsi le maniche e sbagliare, tu stai sempre con le maniche rimboccate, e non invece vivere poi di rimpianti. E dunque ragazzi, non fatevi una ragione, no, non vi avvilite al posto nostro, perché noi non siamo avviliti, noi stiamo cercando di riorganizzarci, stiamo cercando di mettere a posto anche le questioni burocratiche, salvaguardando la testata giornalistica Quinto Potere, che rimarrà una testata giornalistica. Io ne resto un collaboratore dalle mille vesti, posso essere youtuber, tiktoker, instagrammer, content creator, lo content creator, cioè qualunque cosa voi mi volete attribuire me lo attribuite, ma ci sarò, romperò il... come più di prima. Più di prima, anche evidentemente si denunciando le storture, dica signora. Si mangiano le scamorze. Si mangiano le scamorze, si mangiano quelle buone, questo però non è una scamorza. Scusi. No, dai. Provolone. Non è neanche provolone. Dica questo qui cos'è? Un caciocavallo. Bravissima signora. È un reato toccare il caciocavallo? Sì. È un reato? Sì. Non è un reato. Non è un ti reato posso non dire. Mangiarlo. È un reato non mangiarlo. Va bene. E dunque, miei cari, io vi saluto. Vuole un caciocavallo? No. Perché sì, Array, tu non ti devi intromettere. Dunque, ragazzi, noi ci riorganizziamo. Siamo determinatissimi, lo eravamo già, ma lo siamo ancora di più. E vi aspettiamo su tutti i nostri canali social, che è il vero terreno su cui ci confrontiamo, perché è finito da un pezzo il tempo in cui bisogna stare lì col gomito alzato perché la testata giornalistica, la carta stampata X o Y ti stanno dietro facendo le tue cose. Basta, ormai purtroppo per molti versi sono i social i principali competitor dei giornalisti e degli editori, ma noi facciamo finta di niente. Siccome noi l'abbiamo capito ormai da un pezzo, cerchiamo di cavalcare l'onda e cerchiamo di raccontarvi attraverso i social ciò che abbiamo sempre fatto, nel mio caso, da 30 anni a questa parte, Tino addirittura da 40 anni a questa parte, quindi sì, come vedete non è cambiato niente, o meglio è cambiato tutto per non cambiare niente. Per ora, dimmi Tino. No, ti stavo seguendo. Ah, mi stavi seguendo, col dito, certo, quel dito puntato. Perché mi piace adesso quello che devi dire. Per ora, è solo per ora, D'Antonio. Ricordati giornalista di Rai 3, per ora è solo per ora. D'Antonio, Tino e dal caciocavallo. Dai, buon, togli le mani, è quasi tutto. Tutto. Tu stai là, fai vigila sulle strade di San Francisco e della California, che io vado a mangiare il caciocavallo. Ehi.